Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nuovo su questo nuovo video di curiosità sui Simpson, la famiglia più gialla mai esistita. 2 anni prima del vero debutto, finito in tribunale, la primissima apparizione dei Simpson risale al 19 aprile 1987. Dei brevi corti animati vanno in onda all'interno del The Ulman Show, che più tardi, quando la famiglia di Simpson diventerà un cult, tenta una causa, sostiene di essere parte delle ragioni del suo successo e vuole una parte dei proventi, ma purtroppo perderà la causa. I nomi dei Simpson derivano dalla famiglia di Matt Groening. Nei Simpson tutti i personaggi hanno 4 dita, tranne Dio che ne ha 5. Marge ha proiettato l'ebola quando Bart è a letto con la febbre alta e l'occhio triste. Lei tenta allora di consolarlo leggendogli la favola di Curious George ad Ebola and Ebola Virus. Segue un disegno in cui Bart, sotto un suolo cocente, muore circondato da altri cadaveri. Era il 1997. Casualità? Teoria cospirativa. E non è l'unica volta che i Simpson anticipano la realtà. Per ben 25 volte. Calcolo The Telegraph, un evento è accaduto prima in un episodio dei Simpson e poi nella realtà. Per esempio, quando Homer ha fatto causa a un ristorante all you can eat perché non ha potuto mangiare di tutto. È successo anche nella realtà, un cittadino americano ha fatto causa a un ristorante all you can eat perché non ha potuto mangiare di tutto. Americano. L'uomo che si è fatto ricoprire il corpo di Simpson è australiano e ha speso 10.000 dollari per farsi ricoprire il corpo di tatuaggi dei Simpson. Sono 203 tatuaggi in totale per 130 ore di lavoro. Vuole entrare nei Guinness dei primati, ma ha commentato: ci sono un sacco di modulo da compilare. E non è un ragazzino, ma è un padre di famiglia con anche dei nipoti. L'espressione do esiste veramente come parola e si trova nel dizionario di Oxford. Il nome completo di Bart è Bartholomew Jojo Simpson. Bart è in realtà un anagramma di Brat, ovvero un mocioso viziato. Il tema musicale è stato composto in soli 2 giorni da Danny Elfman, autore di famose colonne sonore. Milhouse von Houten ha anche un secondo nome, cioè Mussolini. Milhouse è il duce da adesso. La griglia del divano è uno stratagemma usato dagli sceneggiatori per allungare la durata di una puntata o accorciarla. Per completare un singolo episodio ci vogliono dai 6 a 8 mesi, come per Mr. L fare un episodio di una serie. Nel 1998 il Time Magazine ha eletto Bart Simpson come una delle persone più influenti del secolo. Non credo fosse perché era un bravo ragazzo. La casa dei Simpson si trova nella strada di Evergreen Terrace, che anche quella dove è cresciuto Matt Groening. Quelli di Bart hanno un numero di punte variabili, anche se il modo giusto di disegnarli sarebbe con 9 punte. Il nome di Milhouse è un riferimento ironico di Groening, quello dell'ex presidente Richard Milhouse Nixon. Appu deve il suo nome all'omonimo personaggio creato da Satyajit Ray del film Peter Pan. Tutti lo conosciamo come Telespalla Bob, ma il suo vero nome è Bob Underdunk Terwilliger. Nella sigla, quando Maggie passa sul mestolo della cassa, all'inizio il registratore segnava 847,63 dollari, prezzo stimato nel 1989 per il mantenimento di un neonato per un mese. Quando Bart fa i suoi scherzi telefonici a Bo, digita sempre il numero 764-84377, che sui telefoni in alfabeto si traduce in Spitters. I Simpson sono gialli perché Groening voleva un colore che fosse immediatamente riconoscibile durante lo zapping dei canali. Nella versione araba dei Simpson, Homer si chiama Omar Shamshon, beve solo soda e mangia carne di manzo, per adattarsi alla loro religione. E tutte le scene da Bo sono tagliate. Ci sono più tagli qua che in un mio gameplay di Fallout. Lisa ha festeggiato il suo 8° compleanno in ben 2 episodi diversi. Compie gli anni, torna indietro nel tempo e li ricompie di nuovo. Non credo di aver molto capito. Molti dei cognomi dei personaggi sono presi da strade realmente esistenti nella cittadina di Portland, patria di Groening. Il numero della cella di Skinner in Vietnam è 24601. Lo stesso di Hank Jennings in Twin Peaks e Gene Balgin in I Miserabili. Questa è la prima parte delle 50 curiosità dei Simpson. Quindi aspettatevi il secondo episodio, lasciate un pollice in su e ciao a tutti! Continuate a seguirci e anche e soprattutto i nostri gameplay, mi raccomando. Ciao a tutti!